Guarda che no, lo sai, una volta io ci ho messo una gallina morta sotto una pianta di albicocche, no? Una gallina morta? Sì, era morta una gallina del pollaio, no? Oh, e mi si è seccato. Ma davvero? Sì. È morta. No, mi si è seccato perché si vede... Troppa sì, bravo. Acidità. Sì, bravo, ce n'era troppa. Via, e qui siamo alla solita. Altro regalo. Ora qui piantiamo un noce, il concetto è lo stesso. Ta. Qui ci mettiamo anche un pezzo di tavellone, così fa da drenaggio. E qualsiasi cosa capita, ora qui in cesassi. Anche qui facciamo un po' di drenaggio al solito, per le piante. Mettiamo tutti i sassini che si trovano. Senti, c'è chi dice che ci va messo concime, ma... Cime sì, volendo sì, ma il concime tante volte è pericoloso. Perché è naturale, Le bru... Beh, certo, se c'è il terriccio te lo compri, quello è comprato, ce lo puoi mettere. Ma non c'è bisogno. Buono, è buono. Ma cosa c'è? La terra c'ha già tutto. Io. Proletario neosituazionista. Allora, proletario perché non devi spendere quattrini. Non è un po' cominciare a spendere. Se il contadino, per guadagnare, il primo segreto è non spendere il meno possibile. Perché certo. Se cominci a spendere non guadagni più niente. Allora già si guadagna poco con la terra, no? No, però io ad esempio io ho il compost che me lo faccio. Sì, ma quello glielo devi dare, poi glielo devi dare. Cioè, no, ma quello per forza. Quello poi io glielo dai sopra, quello la concimazione quella va fatta tutti gli anni. Quella è una cosa a parte. Basta anche solo lasciarglielo un po' sopra. Sì, poi se lo umbrichi, se lo piglio. No, ora questa qui è sufficiente, sta roba qui. Questa è meravigliosa questa terra, che gli manca? Perfetto, no, nulla. Questa terra è veramente meravigliosa. Poi c'è anche bella profumata. Come ho visto quello l'altro giorno la mangiava, dice mangia, ho mangiato un pezzo di terra per far vedere com'era. Sì, avevo vedevo un video di uno simpatico. Dice perché la terra, per capirla bisogna mangiarla. Se l'ha mangiata. Ah, sì, se l'ha mangiata. E ha ragione, guarda, ha ragione, perché la terra c'ha un sapore, sono mica tutte uguali le terre. Ma senti la terra, questa è più, sempre più profumata di quella. Senti la differenza fra questa che era di fondo e questa che era di cima, Senti la differenza, senti anche da te, senti questa e senti questa. Un'altra ossa, vedi che arma più muschiata. È questa, perché questa è quella, infatti che ti ho detto, la terra di superficie mettila da una parte perché quella va rimessa poi intorno alle radici, capito? Okay. Questa si ributta, ma senti la differenza, no, senti la differenza. Senti che differenza. Si sente parecchio. Perché quella è piena di humus, tutta l'erba che te tagli, è così. Buonissima, quella buttiamola dentro e quella si butta sopra, accanto alle radici. Vai, giù, vai. Ora la pianta si mette in mezzo questa, perché questa veramente diventerà un mostro. Sì, il noce viene ancora più grosso del ciliegio, Ernesto. Sì. Sì. Sì, sì. Però lo devi contenere qui, Lo conterrò. Lo devi contenere perché qui, sai, mica. Se no ti va addosso su, ti rompo un coglione. Sì. Allora, questo qui è un noce che ha 2 anni, nato da una noce. Nato da un nocciolo proprio? Sì, questo è nato da una noce, perché? Quindi non è innestato. No, questo è un noce. Sono noce di Sorrento. Però sono dal nocciolo, No, le noci vengono dal nocciolo. Ritornano uguale alla qualità del nocciolo? Sì, quando lo pianti sì. Con piccole variazioni dipende dalla terra, solo dalla terra. Ah. Capito? Se la terra... La noce torna come quella che pianti. E come qualità è buona questa? Quella di Sorrento, sì, sono quelle belle morbide, sono una buccia morbida, sono dolci. E le noci... Allora, le noci sono noci dal legno, che sono quelle più selvatiche. Fanno il legno meraviglioso, però le noci vengono piccole, dure e molto, diciamo, un po' più amare. Poi ci sono le noci invece quelle da alimentazione, che sono dolci. Sono più dolci e queste da alimentazione. Il segreto per quando si deve fare un buon noceto, uno dei segreti migliori è quello di fare le noci dalla noce. Okay. Perché tutte le piante, prima di sviluppare il sopra, sviluppano il sotto. Se te prendi il noce di un anno, cioè il fittone è lungo, fai conto, 20 cm, e il sopra è un pezzettino così. Quando li prendi, per esempio, nei posti che ti devi vai, per esempio c'è stato, quanto è stato? Una quindicina, 15-20 anni fa, cosa è successo? Hanno praticamente dato dei contributi per fare i noceti.
E la maggior parte sono andati male per questo motivo qui, perché quando ti danno le piante alte già 2 metri, gli tagliano il fittone. E tagliandogli il fittone la pianta non cresce più. Il segreto delle piante è il fittone che va giù, perché siccome c'è un fittone, il noce è una pianta col fittone, non è come il ciliegio che ha le radici, non c'ha il fittone. Si espande proprio verticalmente. Sì, poi si espande anche dopo, però inizialmente si come la quercia, anche le querce, no? Se te prendi una quercia da quando fa il castagno, la quercia in particolare, che anche lei ha un fittone, ha visto, è enorme. Cioè fuori c'è un pezzettino così e sottoterra c'è il doppio, il triplo. Perché prima di, come quando si fa le fondamenta, prima di fare la casa devi fare le fondamenta. Certo. E la pianta lo fa da sé, no? Lei fa il fittone per poter poi, anche il pino per esempio, anche il pino che ha quella chioma enorme, almeno se fa il fittone. E tanti pini cadono perché non sono stati piantati in quel punto lì, sono stati trapiantati lì e non c'avevano più il fittone. Perché io ho lavorato quando ero giovane. Perché non ricresce quello se glielo strappi. No, non ricresce. Io quando ero giovane ho lavorato dalla forestale, era agli anni quando c'era proprio tutto il periodo che facevano, è venuta fuori i verdi, gli alberi, tutti i viali con i pini che ora sono diventati una tragedia, a parte i morti che ci hanno picchiato, ma poi anche che cascano a terra perché non c'era più il fittone. Quando noi con la forestale si tagliavano, gli si tagliava il fittone. Poi la pianta non moriva perché hai visto la poti, la curi così, però non c'è più la stabilità di una pianta nata lì, capito? Certo. È diverso. E così è il noce. Il noce c'ha un bel fittone. È una pianta che c'ha un fittone molto. Poi vedrai questo come viene. No, questo non c'è da fare niente. Questo. Stai. Fra 2 anni lo vedo sortito di lì. Ma ma vedrai. Te lo dico io. Questo parte come una bestia. Poi noi ci sono tremendi. Quest'anno purtroppo non ho dovuto segare certi, mamma mia. Sì. Erano diventati enormi. Erano troppo grossi. E quindi infatti. Allora, io lì ho 30 anni, ho fatto i noci dai noccioli, sono già così. Noci di questa misura così. Così. Accidenti. Saranno con un diametro da 25. In 30 anni. Sì, un centimetro l'anno, quindi. Saranno sì, tipo 1 centimetro l'anno crescano, di diametro. No, crescano bene. Il noce è tremendo, ragazzi. Bello come il legno, è meraviglioso. Solo che c'è un problema. E solo dicevano prima i contadini, sa cosa dicevano del noce? A parte che le noci sono buone, il legno è pregiatissimo, perché prima cosa facevano? Quando si sposava, quando nascevano femmina in casa, il contadino, sa cosa doveva fare? No. Piantava i noci. Sì. Perché quando lei si sposava c'aveva il legno per fargli l'assa. Bravo. No. Perché aspettava lei. Bellissima questa bella, cosa. Questa storia è bella. Infatti tanti c'avevano i. Questa la so perché la falegnameria. Certo. Poi il noce ci viene bene, il nocino. Il noce, il contadino accanto a me, cosa ci faceva? Prendeva le forme di formaggio fresche. Sì. Le avvolgeva tutte con le foglie di noci, ce le teneva un bel periodo. E veniva un formaggio al noce. Ma senti, esagerato. Ma senti, poi il legno del noce. Il legno del noce è fenomenale, anche il ciliegio, no. Però, da quel punto. Sì, il ciliegio non ci sono più, purtroppo. I noci ci sono, ma il ciliegio non ci sono più. Il legno di ciliegio non si trova più. No, e poi lo portano da fuori, ma non è mio lo stesso. È un casino, siamo messi male. Per queste storie dei legni, ragazzi, siamo messi male. Nessuno fa più niente. Viali di ciliegi, viali di noci, ma che scherzi, prima c'era chilometri di noci, di ciliegi, ora non c'è più niente. Comunque va bene così, che me ne fotta. Senti, come stanno, già che ci siamo, mentre finisci qui, come stanno i castagni che si erano innestati 2 anni fa? Bene, bene. Sì, hanno preso tutti? Hanno preso tutti, poi hanno abbandonati, vabbè, quelli perché sai. Vabbè, però ormai si sono, diciamo, comunque. Sì, sì, no, stanno bene i castagni. Sì, sì. No, i castagni pure vanno curati, gli innesti, eh. Ti ricordi anche cosa disse lui? Che disse, ma lo vedranno che c'è un albero qui. Sì, poi ora ci si mette una canna, tanto. Un tutore, sì. Mettiamoci no, questo. Ce lo mettiamo subito? No, metto questo. Basta? Vabbè, tanto per vedere. Sì, sì, sì. Poi ci metti un tutore. Sì, comunque il discorso non è che, come diceva l'altra volta, non si faceva l'innesti. Cosa ha detto?
quando si fa l'innesto siamo al 20% del lavoro. Certo. Cioè non è che te con le, quando ho fatto l'innesto, allora ora le, sono partito. No, no, devi stare lì, starci dietro, specialmente i primi 2 anni. Vabbè, comunque, ora il noce ce l'hai, mangerà le noci. Qui ci siamo, per quanto riguarda anche qui, acqua poca il primo anno. No, questo non ha bisogno di niente. Niente, no. Va avanti da solo. Questo proprio niente. Perfetto. Quello ti farà paura fra qualche anno. Bene. Nel senso che non saprai dove tendere le mani. Nel senso che quello viaggia. Perché è così, perché è così. È il tipo di pianta. Sì, no, ma poi hanno fuori. Cioè, il pero è lento e il noce magari... Il noce va abbastanza veloce, sì. Il noce fra... Quello lì fra 3 anni fa le noci, tranquillo, 2 o 3 anni. Tu sei giovane, ma cosa fai? Sei giovane, dovrai... Ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video. Sì, al prossimo, a tutti, ciao, ci vediamo.